Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni che ogni lunedì e venerdì vi accompagna nella conoscenza dei candidati e dei programmi per le prossime elezioni amministrative del 26 di maggio. Oggi secondo appuntamento dedicato alla città di Pescara. In studio per il confronto tra di loro ci sono gli 8 candidati a sindaco di Pescara che ringraziamo per aver accolto nuovamente il nostro invito. Torneranno qui l'ultimo giorno di campagna elettorale per quelli che sono gli ultimi fuochi di una campagna che comunque è già entrata pienamente nel vivo. Oggi mi darà una mano nel porre le domande ai candidati il collega Giampaolo Coppola del Centro. Ben ritrovato Giampaolo, buonasera. E, insomma, con lui cercheremo di stuzzicare anche nei limiti della par condicio anche un po' di pepe tra le varie posizioni a confronto. Allora, la formula è nota, 3 minuti per rispondere e appunto iniziamo subito con la domanda, la prima di Giampaolo Coppola, agli 8 candidati. A te Giampaolo. Grazie, buonasera. Io volevo partire da un tema al quale sono sensibile un po' tutti i cittadini, cioè le tasse. Volevo prendere spunto dalle parole che ha utilizzato qualche giorno fa il Don Massimiliano De Luca, il prete di Trincea di Rancitelli, che ha lanciato una provocazione laddove non ci sono servizi perché alcune vie di quel quartiere dovrebbero pagare le tasse. Ma al di là di quella che è stata appunto una provocazione da parte di Don Max, volevo chiedere ai candidati se secondo loro ci sono i margini per una riduzione delle tasse nel prossimo quinquennio. Uno di loro si è anche lanciato, ha detto: se mi eleggono sono pronto a ridurre le tasse. È così? C'è questa possibilità? Oppure ci aspetta ancora, insomma, anni di sacrifici? È anche onesto dirlo, insomma, che cosa ci aspetta a medio e lungo termine? Benissimo, domanda molto interessante. Il sorteggio è stato già effettuato preliminarmente. La prima a rispondere sarà Erika Alessandrini, candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ci tengo a fare quella che chiamo una vera e propria operazione verità, cioè diciamoci la verità e non prendiamoci in giro. Siamo in predissesto, una procedura che è lunga 10 anni, sono passati solo i primi 5 anni di questo percorso, che prevede l'alzamento al massimo di tutte le aliquote della tassazione. Per cui l'amministrazione, stando così le cose, dovendo quindi, come dire, ricoprire un buco che è stato creato ovviamente da chi ha governato il comune di Pescara negli anni precedenti, centrodestra e centrosinistra in egual misura, dobbiamo quindi ancora riconsegnare 30 milioni di euro che sono stati dati dal Ministero in prestito al comune di Pescara per evitare il commissariamento. Quindi siamo in una procedura che è un riequilibrio appunto per evitare la presenza di un commissario e la tassazione non può essere diminuita. Certamente quello che per esempio farà il Movimento 5 Stelle se andrà al governo della città sarà affrontare per esempio l'aliquota IMU dei terreni edificabili. Noi, come abbiamo più volte raccontato, abbiamo attraversato la città, specie nei quartieri periferici. Siamo stati per esempio nel quartiere di Fontanelle, dove c'è un piano particolareggiato, il piano Fontanelle, che prevede una serie di terreni edificabili in particolare, che però non vedono una partenza, diciamo, rispetto all'attivazione di questi comparti, di queste possibilità edificatorie, ma i proprietari dei terreni pagano un IMU proprio che dipende dal fatto che i loro terreni sono dei terreni edificabili. Bene, lì possiamo lavorare sulla aliquota di valutazione del terreno e possiamo in questo modo ridurre la tassazione di chi oggi, essendo un proprietario terriero ma non uno speculatore edilizio o comunque qualcuno che, diciamo, guadagna dalla loro dalla costruzione e dalla vendita degli appartamenti, possiamo abbassare la tassazione rispetto all'IMU di famiglie che ovviamente pagano, arrivano a pagare quasi 3.000 euro l'anno per un terreno che non dà loro invece dietro nessuna, non restituisce nessuna redditività. Quindi quando dicono che si abbasseranno le tasse, ovviamente questo non è possibile, si possono fare delle modulazioni. Per esempio rispetto al commercio, un'altra proposta presente nel nostro programma è l'eliminazione della tassa sull'ombra. La tassa sull'ombra costituita dalla tenda che ombreggia il locale, questo, diciamo, è assolutamente iniqua, perché per quale motivo dovremmo pagare l'ombra di una tenda e non far pagare per esempio l'ombra del balcone del primo piano? È una tassa iniqua che può essere rivalutata e rimodulata, sempre tenendo conto del fatto che il piano di riequilibrio dà dei paletti assolutamente stringenti dai quali non si può uscire, per cui è una semplice forma, diciamo, di riequilibrio tra le parti e non di eliminazione di possibilità di scontistica o di, come dire, vantaggi per le categorie
famiglie in nessun modo, in alcun modo. Bene, grazie Erika Alessandrini. Stessa domanda ovviamente relativa all'imposizione tributaria, alle finanze in generale del Comune e alla pressione sui cittadini. Marinella Sclocco, candidata della coalizione civica di centrosinistra. Abbasseremo le tasse a tutti i cittadini e le azzereremo nei quartieri. Dire questo mi potrebbe far vincere le elezioni a sindaco di Pescara e sarei felice sapendo che i cittadini di Pescara non pagano le tasse, ma chiaramente è una grande bugia, quindi i candidati sindaco che dicono questo sanno di non dire la verità. Il comune di Pescara è stato massacrato da 68 milioni di euro di debiti causati dalla precedente amministrazione, quindi dall'amministrazione di centrodestra. Il comune di Pescara fino al 2025 non potrà contrarre mutui, quindi è impossibile dire che saranno abbassate le tasse, ma è vero che si può fare un lavoro, per esempio sui rifiuti, in parte già stato fatto, perché la creazione di un'unica azienda dei rifiuti e la percentuale di rifiuti indifferenziata chiaramente abbasserà un po' la tassa sui rifiuti. Abbiamo tolto la tassa sulle insegne, toglieremo la tassa sui tendoni commercianti, però per i quartieri periferici abbiamo fatto e quello continueremo a fare. Ci siamo occupati di zona franca urbana, quasi 700 imprese che in 14 anni avranno delle agevolazioni fiscali. In quei quartieri serve il lavoro, portare 93 nuove aziende, perché delle 700 aziende in zona franca urbana, 93 sono nuove, significa creare posti di lavoro. A quelle persone che abitano in periferia va data la dignità del lavoro. La zona franca urbana è una misura finanziaria, ma non solo, anche economica e sociale, perché riallaccia la periferia con la città. Ma lì bisogna portare anche servizi. Ecco perché ogni volta parlo di comitati di quartiere, parlo di vigili urbani, parlo di scuole. Don Massimiliano sa quanto è importante ricreare luoghi di socialità. La scuola è un momento di formazione e di educazione, ma un momento d'incontro, per creare anche una relazione con i genitori dei bambini, ma non solo. In quelle zone serve rigenerare spazi che oggi sono morti, quindi in quelle zone dobbiamo far sì che non ci siano più ex. Parlo di tutte le periferie, perché bisogna rigenerare l'ex Draga, l'ex Cofa, l'ex cementificio, il parco fluviale. Questi sono luoghi da rigenerare dove riportare le persone, creare servizi che creano lavoro e benessere, più che abbassare le tasse, che in questo momento è una cosa assolutamente che non è possibile. Grazie Marinella Sclocco. Carlo Costantini, candidato sindaco sostenuto da una coalizione di 3 liste civiche. Grazie, io voglio sottolineare che qualche settimana fa è stata organizzata a Popoli una riunione, un incontro con i sindaci che hanno promosso nel corso degli anni i processi di fusione. Alcuni di questi sindaci hanno raccontato nei dettagli la loro esperienza, precisando che grazie ai risparmi e grazie ai trasferimenti dallo Stato e dalle regioni sono riusciti a ridurre al minimo la pressione fiscale. Quindi gli interventi di razionalizzazione e di semplificazione che seguiranno alla nascita della nuova città di Nuova Pescara sicuramente offriranno le risorse per intervenire sul piano della riduzione della pressione fiscale. Evidentemente questo è un progetto, un obiettivo che investe il medio-lungo periodo, dobbiamo anche occuparci del breve periodo. Io credo che le attuali condizioni finanziarie in cui versa il Comune di Pescara difficilmente consentiranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni di fare interventi massicci di riduzione del carico fiscale a carico delle imprese e delle famiglie. Tuttavia io penso che alcuni interventi mirati, funzionali a determinare una sorta di premialità nei confronti ed in favore dei cittadini e delle imprese soprattutto, che intervengono per favorire la ripresa economica, siano possibili. Penso ad esempio, l'ho indicato nel programma amministrativo che ho presentato, ai proprietari di locali vuoti e sfitti che purtroppo nel centro della città e non solo cominciano ad essere davvero tanti. In favore di questi proprietari si potrebbero prevedere delle misure agevolative a tutto tondo per incentivare l'affitto
affitto di questo locale per fare in modo che le serrande che sono state chiuse in questi anni progressivamente tornino ad aprirsi. C'è poi un sistema di conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche che abbiamo progettato ed indicato all'interno del nostro programma amministrativo, che prevede per definizione, attraverso l'identificazione con un codice a barre sui sacchetti e una scheda magnetica, del soggetto che conferisce i rifiuti. Anche questo sistema, che prevede la realizzazione di isole ecologiche, è un sistema premiale, nel senso che a favore delle persone che trattano e differenziano bene all'origine il rifiuto e conferiscono correttamente il rifiuto differenziato e separato, sono previste riduzioni significative sulla TARI, così come sono previste nel contempo appesantimenti e sanzioni nei confronti di chi non conferisce correttamente i rifiuti. Un'altra misura che abbiamo pensato, ma è una misura che prevede una riduzione di una quota della TARI, ma a fronte di un servizio aggiuntivo, è quella di convenzioni tra i negozianti, i condomini e il comune per la cura e la manutenzione del verde e del decoro urbano. Io sono convinto che soprattutto in alcune zone del centro sia opportuno e conveniente per tutti affidare direttamente la cura e la manutenzione del verde e del decoro urbano ai proprietari dei negozi e ai condomini stessi, per fare in modo che le aree immediatamente prospicienti i negozi diventino parte integrante dei negozi stessi e dei condomini. In questo modo si potrebbe creare un meccanismo virtuoso attraverso il quale il proprietario del negozio è colui il quale incarica il soggetto che pulisce, al tempo stesso è anche controllore per evitare che le situazioni di degrado continuino a manifestarsi come oggi. Ho finito il tempo. Grazie Costantini. Mirko Iacomelli, candidato sindaco sostenuto dalla lista di Casa Pound. Sì, come si diceva prima, Pescara è in predistesso finanziario, ha un debito di circa 68 milioni di euro, che 30 milioni di euro sono stati dati dallo Stato. Quindi sono rimasti 38 milioni di euro che da bravi hanno spalmato in 20 anni, se non erro, e questi 38 milioni di euro ci ritroveremo, se tutto andrà male, tutti sul groppone. Quindi chiaramente il discorso tasse è difficile da affrontare, perché comunque ci ritroveremo una situazione è abbastanza pesante per i contribuenti pescaresi. Noi già in passato abbiamo fatto manifestazioni, forse vi ricordate quando abbiamo messo le croci davanti al comune proprio per denunciare lo stato di abbandono e soprattutto la tassazione che i pescaresi hanno sistematicamente. Quindi è chiaro che in un contesto del genere dire abbasseremo le tasse è una cosa abbastanza falsa. Quindi quello che chiediamo noi è semplice. Bisognerà cercare innanzitutto di risolvere quei problemi che ci sono, andare a tagliare tutte quelle cose superflue. Se noi pensiamo ai consigli di amministrazione, per esempio, dove i consiglieri di amministrazione prendono un sacco di soldi, lì facendo dei tagli opportuni, oppure tagliare su la pubblica amministrazione, settori che in pratica sono abbastanza sterili, secondo me già quello potrebbe agevolare un po' le cose. E poi, ecco, la cosa importante è che quando si ha un debito di questo tipo non bisogna continuare a indebitare il comune con i mutui, con i prestiti, con tutte queste cose qui, perché andando avanti così il debito può solo crescere. Quindi bisogna fare un'operazione molto più intelligente, fare un'operazione dove il risparmio e comunque sia i debiti si iniziano a pagare. Quindi non è semplice. Una cosa importante che il comune comunque dovrà per forza fare è l'acquisto di una draga, quello è essenziale, perché con l'acquisto della draga andrà a tagliare tanti costi che adesso spendono insieme alla regione per dragare il fiume. Quindi acquistando una draga potrebbe essere un qualcosa che comunque col passare del tempo poi risolverebbe un po' di problemi. Per quanto riguarda il commercio a Pescara sappiamo com'è, i negozi ormai stanno chiudendo, vive uno stato di crisi, anche lì detassare, ecco, almeno per quanto riguarda il discorso di insegne, di tende, come si diceva prima, di ombre, non sarebbe sbagliato. Per il resto dubito che si riesca ad abbassare le tasse.
Grazie. Stefano Civitarese, candidato della coalizione civica per Pescara, anche egli sul tema delle tasse e delle finanze comunali. Sì, grazie, buonasera. Certamente il problema della tassazione deriva dall'indebitamento, quindi insomma tariffe e tasse in generale pesano, sono al più alto livello, l'aliquota è la massima, perché questo dipende dal fatto che siamo in una situazione di predissesto, è stato detto, e quindi non è serio, non sarebbe serio promettere così indiscriminatamente la riduzione di tasse e tariffe. Però ci sono delle cose che si possono fare e dipende dalle scelte, dipende da scelte che un'amministrazione seria, rigorosa, che voglia affrontare organicamente questo tema, potrebbe fare. Io dico quindi su questo due o tre cose che poi puntano al breve e al medio periodo. La prima è che occorre ricominciare a produrre ricchezza e stabilire dove il surplus di ricchezza può essere reinvestito. Visto che questa proposta parte da un problema molto sentito, di cui abbiamo parlato in questi giorni, e cioè reintervenire sulle periferie, noi dobbiamo fare una scelta, e l'abbiamo detto varie volte, di fondo, cioè puntare al rilancio, per esempio, dell'edilizia attraverso il principio del consumo di suolo zero, rigenerazione. Il rilancio dell'edilizia fa affluire alle casse del comune i contributi di costruzione. Sono contributi di costruzione che si concentrano necessariamente, per ragioni di mercato, nel centro della città. Noi diciamo che, come è stato fatto in altre città dove sono state fatte politiche concrete a favore delle periferie, il 50% dei contributi di costruzione che affluiranno alle casse del comune siano reinvestiti sistematicamente con una scelta strategica politica di fondo per la riqualificazione dei quartieri periferici. La riqualificazione dei quartieri periferici crea, attraverso politiche che siano anche quelle mirate, attraverso idea di fondo che riporti la vita nelle periferie, ne cambi per esempio la mobilità, ne cambi l'idea che si tratti di grandi stradoni attraversati dalle macchine senza alcuno spazio pubblico dove ricostruire per esempio l'esercizio di vicinato, crea anche condizioni nuove, opportunità nuove e quindi per esempio anche elementi relativi, non so, alle politiche verso l'abitare. Noi proponiamo che ci sia un'agenzia dell'abitazione che anche qui può favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e anche eventualmente l'utilizzo di tariffe agevolate, che può anche questo costituire una risposta all'abbassamento del costo dei servizi più che a quello delle tasse, che per le ragioni che sono state dette è una leva difficile da utilizzare. Un'altra cosa molto importante è la politica dei rifiuti. Se noi andiamo verso l'idea del riciclo, l'idea che noi mettiamo nel programma produzione di rifiuti zero, e tendiamo ad adottare la cosiddetta tariffa unica, cioè il principio chi inquina paga, anche quella è agevolare le famiglie virtuose, che quindi non pagano se non in riferimento a quello che non riciclano, e quindi anche qui andiamo verso una tutelare l'ambiente e alleviare dal punto di vista delle tariffe le famiglie pescaresi. Grazie Gianni Teodoro, candidato sindaco per la lista omonima della sua storica lista civica. Buonasera agli ascoltatori, buonasera direttore. Io credo, avendo ascoltato chi mi ha preceduto, che ci sono delle puntualizzazioni da fare. Il bilancio comunale del Comune di Pescara è un bilancio che è ritornato in equilibrio. Questo non lo dico io, ma lo dicono gli atti ufficiali che sono stati anche presentati alla stampa, e noi abbiamo soltanto ancora 5 anni di lavoro per continuare a restituire chiaramente al governo centrale il dovuto, e cioè i 30 milioni di euro che loro ci avevano consegnato 5 anni fa. Ora, per tranquillizzare anche gli elettori e i cittadini che ci ascoltano da casa, si tratta esattamente di una semplice restituzione, come nel passato avveniva quando si prelevava presso la Cassa Depositi e Prestiti decine e decine di milioni di euro che poi con la rata mutuo si restituiva. Quindi questo allarmismo è inutile. Io, se sarò sindaco, cercherò di ridurre le tasse, perché voglio sottolineare che non è vero che un bilancio è un bilancio asciutto, come qualcuno fa intendere, tutt'altro, è un bilancio ricco,
fornito, che chi verrà, il sindaco che verrà, troverà molti fondi disponibili da spendere grazie ad un'attenta e oculata amministrazione che abbiamo, oculata gestione che questa amministrazione ha voluto portare avanti con forza in questi 5 anni. Quindi un bilancio si legge, ci sono le entrate e ci sono le uscite, significa aumentare le entrate con un'idea semplice che ho già detto in altre circostanze, portare la differenziata dal 42% al 70%, ed un obiettivo tranquillo, facile da raggiungere nel corso dei prossimi anni, ed è un'entrata sicuramente maggiore per la vendita appunto di quanto riciclato e un'entrata maggiore per le casse comunali. E già qui questa entrata potrebbe andare a coprire tranquillamente una riduzione, ad esempio, come per coloro che gli albergatori, che c'è una differenza, una disparità di trattamento tra quello che pagano loro e quello che pagano in B&B. Ad esempio lì si può intervenire e si può regolamentare il tutto nella maniera migliore. Ma questo sta nel leggere il bilancio, nel trovare voce per voce le entrate in le maggiori entrate e sottrarre, semmai riducendo le tasse con minore entrata, riportando sempre il bilancio in una condizione di equilibrio. Questo è un fatto tecnico che un pubblico amministratore dovrebbe conoscere come l'ABC. Grazie Teodoro. Carlo Masci, candidato della coalizione del centrodestra e di altre 2 liste civiche che lo sostengono. Buonasera ai telespettatori, un caro saluto ai colleghi. L'abbassamento delle tasse è sempre e soltanto una scelta politica. Se c'è una coalizione che può abbassare le tasse in questa città e se c'è un sindaco che può abbassare le tasse in questa città, sicuramente è il centrodestra, la coalizione centrodestra. E mi spiego, perché negli anni il centrodestra ha sempre puntato all'abbassamento delle tasse. Nella giunta Mascia e nella giunta Pace le tasse a Pescara erano le più basse d'Italia. Nella giunta Chiodi in regione le tasse sono state diminuite del 25%. In regione da assessore al bilancio, con una regione che nel 2007 era fallita, nel 2013 e nel 2012 sono riuscito a diminuire le tasse del 25%. Questi sono numeri reali che potranno essere tranquillamente riportati al Comune di Pescara. Il Comune di Pescara oggi ha la tassazione più alta d'Italia, deve assolutamente ragionare in termini di diminuzione, e non è vero che questo non si può fare, bisogna soltanto impegnarsi e capire come poter fare quello che è stato fatto in Regione negli anni passati. E ovviamente bisognerà ragionare anche sulla rimodulazione delle tasse, perché è giusto che le periferie paghino di meno rispetto al centro. Come ha detto Don Max, è un'osservazione assolutamente puntuale che deve essere recepita dal prossimo sindaco di Pescara, così come ci sono delle tasse odiose che riguardano il commercio, come quella sull'ombreggio o come le tasse sulla pubblicità, che in questo momento sono tasse insopportabili, che devono essere rimodulate e riviste in maniera puntuale per rilanciare le attività commerciali a Pescara. Per quanto riguarda il discorso della TARI, è necessario effettuare una rimodulazione per far sì che chi consuma di più paghi di più e chi consuma di meno abbia un risparmio naturalmente. A Pescara, per esempio, le tariffe sugli impianti sportivi sono state aumentate al massimo soltanto in questo periodo. A fine mandato le tariffe degli impianti sportivi sono state diminuite del 10%. Io penso che debbano essere diminuite moltissimo, perché lo sport a Pescara è non soltanto sport ma anche aggregazione, integrazione sociale, rispetto delle regole, sicuramente formazione dei nostri giovani. E quindi chi fa attività sportiva deve poterla fare sapendo che gli impianti sportivi a Pescara costano meno delle altre città d'Italia. Oggi purtroppo costano di più e quindi si dovrà agire per diminuire in maniera puntuale queste tariffe. Una politica razionale comporterà un risparmio di spesa, perché noi riteniamo che i soldi debbano stare in mano nelle tasche dei cittadini, come abbiamo sempre detto e come abbiamo sempre ragionato. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere e lo faremo in 5 anni, perché abbiamo già dimostrato di saperlo fare in tutti i passaggi amministrativi in cui siamo stati protagonisti.
Grazie Masci, il giro su questa domanda si conclude con Gianluca Baldini, candidato della lista, candidato sindaco sostenuto dalla lista Riconquistare l'Italia. Sì, intanto colgo la sollecitazione del nostro intervistatore che ha parlato di Don Max. Quella di Don Max a mio avviso non è una provocazione, ma è la pura e semplice verità. Cioè si parla di perequazione fiscale, vale a dire, oggi in questo momento noi stiamo sperimentando un periodo di crisi perdurante, durante la quale ci siamo quasi fatti convincere del fatto che vadano abbassate le tasse, diciamo così, a tutti. Addirittura è entrata nell'immaginario collettivo il concetto di aliquota unica. Questo è esattamente in contrasto con la progressività che prevede la nostra Costituzione. Il discorso che faceva Don Max è giusto, cioè le tasse servono anche a ridistribuire la ricchezza. Oggi stiamo vivendo un periodo di, si chiama, la letteratura economica la chiama reverse Robin Hood effect, cioè si ruba ai poveri per dare ai ricchi, questo è il concetto. Quello che si dovrebbe fare, che si potrebbe fare in città è quello di cercare di rimodulare le tasse per cercare di far pagare di meno a chi vive condizioni di disagio, di marginalità, come per esempio le attività produttive che vogliono aprire in queste zone, diciamo, disagiate. È verosimilmente realizzabile una politica del genere? Io penso che utilizzare questi vasi comunicanti, cioè diminuire da qualche parte ma inevitabilmente recuperare da qualche altra, è possibile. Ad oggi eliminare o abbassare alcune tasse a tutti è improbabile, impossibile, perché ci troviamo nella situazione che hanno descritto diciamo, i miei concorrenti predecessori, cioè siamo in predissesto. Non è vero che il bilancio del comune è risanato, la legge spalmadebiti è stata dichiarata incostituzionale, quindi il debito che dobbiamo risanare in 30 anni andrà pagato in 10 anni, quindi la rata che sta pagando il comune triplicherà e questo è un problema, vuol dire che diminuiranno le risorse per fare gestione ordinaria della città. Quindi è inverosimile che possano essere abbassate le tasse a tutte, ma io andrei a vedere da dove origina questa cosa, perché io non voglio dare la colpa né alla giunta Alessandrini né alla giunta Alboremascia, benché io sia stato, diciamo, mi sia espresso in maniera molto aspra nei confronti di tutte e due le giunte, perché penso veramente che negli ultimi 10 anni la città sia andata allo sbando. Il problema è nazionale e qui volevo fare un appunto all'avvocato Masci. Non credo che il centrodestra possa rivendicare questo primato di essersi battuto sempre per l'abbassamento delle tasse, perché Berlusconi per 30 anni ha detto meno tasse per tutti, ma durante i governi del centrodestra le tasse sono aumentate, questi sono numeri, diciamo, che non possono essere messi in dubbio. Il problema qual è? Che noi abbiamo vissuto questo inasprimento a causa del federalismo fiscale che nel 2011 ha voluto la Lega, il nostro comune ha avuto un terzo delle risorse rispetto a prima e questo ha creato dei problemi di instabilità non solo del nostro comune ma anche degli altri comuni. Si risolveranno queste instabilità per esempio con la fusione dei comuni, come dice l'avvocato Costantini? No, perché il comune più grande che ha fatto la fusione, Corigliano Rossano, aveva questo problema, uno dei due comuni precedentemente era in predissesto, il predissesto non si risolve in questo modo, cioè con la fusione, non si supera il problema del predissesto con la fusione. Adesso spero che l'avvocato Costantino non mi aspetterà fuori per minacciarmi come ha fatto l'ultima volta. Ho finito. Va bene, chiudiamo con una battuta, ci vuole ogni tanto, so che vi siete già chiariti peraltro, per cui va bene. La prendiamo in modo goliardico. Ora pubblicità, poi riprendiamo con la seconda domanda del collega Coppola del Centro. A tra poco. E rieccoci tornati in studio, nella nostra trasmissione stiamo mettendo a confronto i candidati sindaci della città di Pescara, 8 risposte alla seconda domanda del collega Giampaolo Coppola del Centro. Giampaolo. Sì, grazie. Allora, sempre indossando i panni del cittadino comune, volevo focalizzare l'attenzione sulla nuova Pescara. Questa fusione con Monte Silvano e Spoltore di cui si parla da tanti anni e della quale si approfondisce soprattutto il tema del taglio, insomma, dei costi della politica, però rendendolo, diciamo, inserendolo nella vita pratica, che cosa cambia davvero? Cioè ci dobbiamo preoccupare, i nostri documenti li dobbiamo cambiare, cioè, ci sarà una burocrazia più pesante o invece più snella? Ci sarà un modello romano con municipalità, circoscrizioni, insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare? Questo volevo chiedere ai candidati sindaco su questa istituzione che ha un padre certo, poi ne ho visti tanti altri, però c'è anche chi è contro, per cui anche chi è contro magari spiegare perché non è un affare questa nuova Pescara. Quindi vorrei chiedere appunto ai candidati sindaco che cosa faranno, anche quale sarà il loro primo atto una volta che diventeranno sindaci per agevolare questa fusione
nella vita concreta dei cittadini. Perfetto. Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle. Per quanto ci riguarda, la nuova Pescara si farà, è già da fare, in realtà esiste già, perché non c'è una soluzione di continuità, diciamo, fisica tra il comune di Pescara, il comune di Montesilvano e il comune di Spoltore. Abbiamo già perso troppo tempo, il Movimento 5 Stelle è stato il primo movimento in regione nel 2014 a presentare un disegno di legge che desse finalmente voce all'esito del referendum. Perché sono stati i cittadini a scegliere la fusione e quindi a chiedere ai loro portavoce di lavorare in questa direzione. Sono stati persi 5 anni dall'amministrazione regionale D'Alfonso, che ha portato la legge che poi è stata approvata all'ultimo consiglio regionale utile per la votazione, quindi 5 anni persi vanno recuperati immediatamente. Il comune di Pescara in questi 5 anni, anche su proposta proprio del Movimento 5 Stelle, nonostante l'opposizione, ha presentato una serie di documenti per cercare sempre di implementare e di spingere all'attivazione, perché se da una parte, diciamo, lo spunto per il referendum è stato quello di eliminare i costi della politica e quindi di ridurre, come dire, le sedie per i politici in consiglio comunale, la realtà invece è che bisogna guardare a migliorare i servizi per la cittadinanza, perché il risparmio della politica è poca cosa rispetto a quanto si può fare diventando così grandi, perché da una parte avremo moltissimi fondi dati dal nazionale che potranno anche dipendere da una legge tutta nuova, perché non c'è mai stata in Italia una fusione così grande come quella tra i nostri 3 comuni. Le fusioni sono sempre state piuttosto piccole, ma hanno portato grossi fondi proprio per la sistemazione, quindi il miglioramento dei servizi alla cittadinanza. Si deve lavorare da subito, quindi l'amministrazione comunale deve, in sinergia con le altre, lavorare immediatamente per mettere insieme la pianificazione territoriale, per mettere insieme il trasporto pubblico, per mettere insieme anche i servizi alla cittadinanza. Avevamo proposto come comune la possibilità di realizzare i municipi, ma la legge regionale non ha messo al proprio interno, non ha recepito questa istanza che il comune di Pescara aveva fatto. Per quanto ci riguarda, dobbiamo metterci intorno ad un tavolo, quindi chiamare i tecnici dei diversi comuni, quelli della pianificazione, quelli della mobilità, ho detto, quello dei lavori pubblici, della tassazione. C'è bisogno che i servizi vengano messi a sistema sfruttando le peculiarità e le caratteristiche migliori di ciascun comune. Questo lo si deve fare per rendere il meccanismo, come dire, semplice e in continua progressione. Certamente non si può spegnere i 3 comuni e poi a trovarci immediatamente e magicamente in un comune nuovo. Bisogna rimboccarsi le maniche perché c'è tanto da fare, ma il tutto deve essere visto in un'ottica di miglioramento per diventare più grandi, perché dobbiamo affrontare sfide che ci portano oltre la nostra regione, si parla di macro regione adriatica, e Pescara deve avere tutte le carte in regola per poter competere con Bari, con Ancona, quindi per poter giocarsela finalmente, perché solo più grandi si può vincere. Grazie. Marinella Sclocco. Sì, la questione ad oggi non è si farà o non si farà. C'è stato un referendum partecipato, chiaro, e soprattutto c'è una legge regionale. Una legge regionale che le leggi si rispettano, che di fatto ci porterà alla costituzione della Grande Pescara, a meno che la giunta regionale, il consiglio regionale attuale non voglia abrogarla questa legge. Quindi la Grande Pescara si farà. La domanda è come si farà. Chi si candida ad essere il sindaco di Pescara sa e deve sapere che in realtà già la gestione di una serie di partite dovrà essere fatta al di là dei confini della Grande Pescara, quindi al di là dei confini di Pescara, Montesilvano e Spoltore, perché su alcune partite i confini sono ben più ampi. Penso per esempio alla partita che riguarda il fiume. Il fiume Pescara è di Aterno Pescara è di 154 km, parte dall'Aquila, perché l'Aterno poi diventa Pescara, e quindi quando parliamo di fiume pulito è necessario che il sindaco di Pescara si segga ad un tavolo insieme al sindaco dell'Aquila e di tutti i sindaci che sono attraversati dal fiume, i quali comuni sono attraversati dal fiume. La stessa cosa vale per il mare, non si può pensare di creare, di far sì che ci sia un mare pulito senza sedersi con il sindaco di Silvi fino ad arrivare al sindaco di Ortona. Sulle grandi partite in realtà la realtà
supera di gran lunga la grande Pescara. A me piacerebbe una Pescara grande più che una grande Pescara, una Pescara grande che riesca quindi a guardare ai servizi in maniera grande, ai servizi che sono appunto i rifiuti, che sono i trasporti, che sono il mare, il fiume, che sono le politiche sociali. Oggi per far sì che i cittadini possano avere delle risposte concrete sui loro problemi sociali e lavorativi è necessario mettersi insieme a più comuni, perché i fondi dove sono? Sono in Europa e l'Europa impone la collaborazione tra diverse istituzioni, e perché alcuni grandi problemi riguardano l'intera area metropolitana e anche problemi sociali riguardano l'intera area metropolitana. Per cui ecco, è necessario guardare oltre i confini della Grande Pescara, guardare a tutta l'area metropolitana per poter essere senz'altro competitivi in tutta la fascia adriatica, ma anche appunto dall'altra parte proprio dell'Adriatico stesso. Grazie Sclocco. Carlo Costantini. Allora, Pescara, non dimentichiamolo, Pescara nasce da un processo di fusione. La Pescara di oggi è il prodotto della fusione del 1927 e i libri di storia ci consegnano un dibattito, discussioni, problemi, preoccupazioni, resistenze che sembrano fotografare la situazione attuale. La storia che si ripete, il progresso, l'evoluzione, i nuovi modelli organizzativi che spingono in una direzione e le piccole resistenze che cercano di fermare il cambiamento. Io voglio ricordare che questo processo è sulle cronache della stampa economico-finanziaria italiana quasi mensilmente, viene citato come modello virtuoso e come espressione della capacità di un territorio e della sua popolazione di dotarsi di un modello organizzativo nuovo, più efficiente, più semplice, meno costoso, ricordando a tutti che nella competizione globale la concorrenza è tra sistemi economici ma è anche e soprattutto tra sistemi territoriali. Noi siamo in competizione con Ancona, siamo in competizione con Bari, siamo in competizione nella ricerca di finanziamenti, nel miglioramento della nostra dotazione infrastrutturale, ed è innegabile che una dimensione anche demografica, oltre che territoriale, più grande potrà darci la capacità e la forza per essere più incisivi, più autorevoli. Ha ragione la collega Erika Alessandrini quando ricorda che l'attuale assetto normativo dei trasferimenti potenziali in favore di comuni che si fondono è tarato sulla base di piccolissime fusioni, di comuni di 1.000, 2.000, 3.000 abitanti, ma perdonatemi, il sindaco del comune di Pescara, della capitale del Medio Adriatico, avrà tutta la capacità e tutta la forza per fare in modo che quel tetto dei 2 milioni venga superato e che resti la percentuale del 60% dei trasferimenti che c'erano prima. Questo vuol dire che indipendentemente dalle cifre esatte ci sarà comunque una montagna di denaro da poter investire al di fuori dei vincoli del patto di stabilità che saranno sospesi, e da poter investire perché per valutare i margini di indebitamento, lo ha stabilito il legislatore, si valuteranno le condizioni del bilancio messo meglio e non del bilancio messo peggio. Quindi ci saranno una serie di opportunità enormi e ci saranno anche delle complessità, perché è indubbio che la costruzione di una nuova città comporterà delle complessità. Dovremo fare in modo che per i cittadini ci siano i minori disagi possibili, dovremo sollevarli da alcune incombenze, ma viviamo nell'era tecnologica. Io non penso che il problema della conversione di un'utenza possa diventare un problema talmente grave da impedire o da condizionare il processo di fusione. Piuttosto dovremo stare molto attenti nello scegliere il tipo di governance che vorremmo realizzare. Se vorremmo creare una città con poteri fortemente accentrati su Pescara o se vorremmo sprigionare tutte le opportunità in termini di decentramento amministrativo che la legislazione sui processi di fusione consente di applicare. Noi potremo istituire municipi, potremo prevedere nello statuto che i municipi abbiano consiglieri di municipi eletti a suffragio universale, potremo trasferire funzioni amministrative per fare in modo che le attività ordinarie, quelle che stanno più a cuore soprattutto a Spoltore e a Montesilvano, restino in capo ai consiglieri di municipio, potremo trasferire risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni amministrative e potremo, secondo la mia visione, ma lo decideremo dal giorno dopo le elezioni, riservare e preservare per il Consiglio Comunale di Nuova Pescara le scelte strategiche fondamentali. Questo è mancato fino ad oggi, è mancata una visione di sviluppo d'insieme di un territorio che è già un'unica città. Mirko Iacomelli. Sì, noi non siamo contrari alla Grande Pescara, tanto ormai cioè, i confini tra queste tre città non esistono più. Il discorso è diverso, perché sicuramente, come dicevo anche l'altra volta, cioè, ognuna di queste città ha delle problematiche in sé. Problematiche che comunque sia quando si fanno certi processi
automaticamente si devono risolvere, si potranno sicuramente risolvere. Il discorso invece economico, sicuramente arriveranno più soldi, perché sicuramente arriveranno più soldi, avremo un'altra struttura e un'altra visibilità. Non credo che si possano realizzare i municipi, e questo sarà un grosso problema quando si uniscono delle realtà, perché secondo la legge, da quello che so, i municipi sono previsti sopra ai 250.000 abitanti, quindi non credo che come numero riusciamo a superare questa soglia. Detto questo, diciamo che il problema della Grande Pescara non sono neanche il discorso delle utenze o altro. Qui si dovrà gestire la cosa a livello prettamente economico, principalmente, perché è molto importante. D'altronde abbiamo avuto l'esperienza dell'abolizione delle province e abbiamo visto che cosa ha comportato. Quello che si dovrebbe abolire in realtà non sono le province, ma sono le regioni dal nostro punto di vista, perché sono le regioni il posto dove si sperperano soldi. Quindi vorremmo fare un discorso al contrario, reinserire le province e togliere le regioni. Allora sì che le cose potrebbero andare meglio. Per quanto riguarda Grande Pescara è chiaro che dire, cioè, ormai è un processo inevitabile, quindi sicuramente si farà. Stefano Civitarese. Sì, grazie. Il processo è legislativamente inevitabile, ma bisogna portarlo a termine. In effetti noi siamo assolutamente favorevoli a questa prospettiva per ragioni varie. Voglio solo ricordare un fatto così, quasi di cronaca, che è stato un processo, come è stato ricordato, niente affatto lineare e molto contestato. Io mi ricordo che ero membro del Collegio delle Garanzie Statutarie che ammise, sono stato relatore della decisione che ha consentito la celebrazione del referendum, e anche perfino all'interno del Collegio delle Garanzie Statutarie ci fu discussione su questo. Quindi insomma la mia, voglio dire, sincera adesione a questo progetto è fuori discussione, che però non è sufficiente. Occorrerà naturalmente fare tutto quello che è stato detto, accompagnarlo con cura e operare in modo assolutamente deciso per andare verso questa direzione, ma come dico sempre è un primo passo. Cioè noi vogliamo la nuova Pescara perché pensiamo che Pescara, città metropolitana del Medio Adriatico, abbia i numeri per diventare attrattiva nel panorama. È stata già ricordata la questione della regione adriatico-ionica, cioè noi dobbiamo diventare il cuore attrattivo di un sviluppo che ridia anche speranza soprattutto ai giovani. Noi oggi a Pescara in realtà abbiamo un grande problema di occupazione giovanile. Abbiamo un tasso, se andiamo a vedere i dati Istat del 2018, abbiamo un tasso del 61% delle persone che sono a carico di altre. Abbiamo persone che si fanno una famiglia intorno ai 40 anni. Quindi è un problema che riguarda molte città del Mezzogiorno, ma Pescara è proprio dentro questo problema. E allora credo che attraverso una città dell'innovazione, che può essere solo una città grande nel senso che abbraccia l'idea dell'area metropolitana, che per esempio ha l'università come cuore pulsante, che dovrebbe diventare una grande risorsa su cui investire per una città dell'innovazione. Allora se facciamo questo e puntiamo a costruire i servizi attorno all'idea dell'area metropolitana e però ci poniamo un obiettivo, appunto quello per esempio della città dell'innovazione, quello per cui le nuove tecnologie, nuovi corsi di laurea, la nascita di imprese, quindi l'attrattività che è la qualità dell'ambiente è una grande idea di innovazione possano portare alla nostra città, poi comporta un governo di questo insieme. Il governo di questo insieme è sicuramente la nuova Pescara, è un grande passo avanti perché mettiamo insieme una serie di servizi come per esempio la mobilità, le politiche di antinquinamento, la gestione del territorio, ma dopodiché dobbiamo andare oltre e pensare Pescara come davvero una città metropolitana, cioè insomma l'area metropolitana Pescara-Chieti è il vero obiettivo che ci pone davanti a uno sviluppo che dà speranza soprattutto ai nostri giovani. Quindi per quando noi diciamo città del benessere e della conoscenza, città dell'innovazione, pensiamo soprattutto a un tipo di lavoro di qualità che può essere ottenuto solo pensando a questi grandi obiettivi. Ci vuole per farlo un governo adeguato. Gianni Teodoro.
La Grande Pescara si farà, ma si farà e la mia esperienza mi suggerisce che ci saranno tantissimi problemi da risolvere e non è un gioco, non è facile. C'è bisogno da riscrivere ad esempio le regole essenziali e principali. La prima cosa da fare è bisogna riscrivere immediatamente il nuovo PRG, le regole contenute all'interno del piano regolatore della Grande Pescara. La preoccupazione che ho quando parlo di Pescara città policentrica, che già di per sé ha i suoi problemi nelle periferie, che cercheremo di modificarle attraverso, voglio dire, queste iniziative, la preoccupazione appunto, come dicevo, è di non creare con Montesilvano e con Spoltore quartieri dormitori, quartieri tra l'altro, Spoltore di 20.000 abitanti e Montesilvano insomma di 60.000 abitanti, oggi la quarta città d'Abruzzo, quindi la responsabilità è enorme. Allora su questo elemento noi dobbiamo riflettere e ragionare. I servizi da calare all'interno del PRG non è qualcosa da usare come uno slogan, ma sono elementi in cui bisogna riflettere, bisogna ragionare, ci vorranno anni di lavoro per creare la Grande Pescara, ma che è un semplice passo rispetto invece al concetto che ormai da 20 anni se ne parla nei talk show televisivi locali, cioè dell'area metropolitana. La vera risposta al nostro territorio è l'area metropolitana, quindi noi dobbiamo prima riuscire a cogliere questo obiettivo senza creare disagio alcuno, voglio dire, quando si parla delle tassazioni, città virtuosa, città non virtuosa, quando nascerà una grande città, voglio dire, chi ha più mette più, chi ha meno mette meno, perché non è che possiamo cambiare le regole della partita, ognuno si presenterà col proprio bilancio, ognuno si presenterà con la propria storia e quindi con le proprie difficoltà nei loro territori. Ora noi dobbiamo invece sapere che la sfida è altissima, quindi davvero ha ragione il collega Costantini che comunque si tratta di un elemento che fa salire la qualità del territorio e della classe dirigente di questo territorio, ma dobbiamo essere così bravi da non sbagliare, perché l'obiettivo finale da qui a 20 anni, perché quando parliamo di questi temi non parliamo, non è di corto respiro da qui a un anno, ma di lungo respiro, per cui da qui a 20 anni dobbiamo cogliere l'obiettivo successivo mentre si fa la Grande Pescara, cioè l'area metropolitana, per diventare una grande città metropolitana. Grazie Teodoro. Carlo Masci. Grazie. Da sindaco, da subito mi attiverò affinché si crei una task force che lavori soltanto sulla Grande Pescara con un assessore delegato, perché questa è una grande sfida ed è anche una grande opportunità che noi dobbiamo cogliere appieno, perché Pescara ha bisogno di espandersi, Pescara ha bisogno di un territorio più ampio. Perché? Perché già oggi sostanzialmente esiste la Grande Pescara, già oggi il Comune di Pescara eroga servizi per circa 300.000 abitanti, perché noi non possiamo dimenticare che a Pescara ogni giorno entrano 100.000 macchine soltanto dalla zona nord, quindi da Montesilvano ne entrano 40.000, sono tutte persone che operano giornalmente su Pescara, che vengono su Pescara, che usufruiscono dei servizi di Pescara, però l'impianto istituzionale non è organizzato per soddisfare pienamente queste esigenze e quindi va in difficoltà. È necessario quindi creare questa grande città, la Grande Pescara, ed è per questo che nella consiliatura regionale 2009-2014 si è portato avanti questo processo di referendum che poi i cittadini hanno approvato con il 70% dei voti, però dal 2014 al 2019 si è perso troppo tempo, perché la legge è arrivata in limine litis, è arrivata alla fine della consiliatura, è arrivata tardi ed è arrivata male, perché c'è stato un processo molto difficile, poco partecipato, ma oggi dobbiamo riprendere i fili, riannodarli e fare in modo che tutto il processo istituzionale si acceleri per far sì che nel 2022 o al massimo nel 2024 la fusione possa essere operativa. Per fare questo però è necessario uniformare i servizi, colloquiare in maniera costante con Montesilvano e Spoltore, che sono delle realtà altrettanto importanti, perché parliamo di
una fusione che creerà una città di 200.000 abitanti, una città che sarà la 14ª città d'Italia, una città che avrà un territorio vastissimo che si collocherà appena sotto Bari, quindi sicuramente una città che potrà misurarsi con le altre città italiane ed oggi lo sappiamo perfettamente che le risorse arrivano in funzione della grandezza dei territori, soprattutto quelle europee che dovranno essere gestite per aumentare i servizi. E per aumentare i servizi occorre, e io lo dico da tempo, l'intelligenza artificiale, perché soltanto con l'intelligenza artificiale noi riusciremo a semplificare la vita dei cittadini e potremo creare le condizioni affinché anche questo processo complesso, difficile, porti vantaggi alla collettività e alla comunità pescarese. Poi dico anche che siccome questo processo innescherà un meccanismo tale per cui si lavorerà molto in città anche in termini di PRG, di modifica dei territori, sicuramente questo processo porterà ricchezze aggiuntive anche private che potranno servire a far crescere la qualità della vita dei cittadini di Pescara. Grazie Masci, noi abbiamo sentito tutti i pareri favorevoli alla Grande Pescara, ma ci diceva Coppola in sede di domanda, c'è anche qualcuno che la pensa diversamente. Forse Gianluca Baldini. Io, direttore, purtroppo devo constatare di essere rimasto l'ultimo dei moicani. Sono il più giovane e l'unico esordiente in politica, quindi metto le mani avanti perché qualcuno mi dice che sono contro la modernità. Una bambina di 2 anni e mezzo alla quale ho dedicato il mio impegno politico, quindi penso di essere, diciamo, di poter parlare di futuro di più di chi ha dato già, insomma, magari fa politica da 40 anni. Ho cercato di stimolare un dibattito che non c'è stato quando noi abbiamo avuto il referendum e ho posto delle questioni, 8 questioni, una delle quali ha posto il nostro intervistatore e devo rilevare che nessuno ha dato una risposta, quindi evidentemente una risposta non ce l'hanno, ve la do io. Cosa succede alle decine di migliaia di cittadini che a causa delle omonimie delle vie fra i 3 comuni dovranno cambiare i documenti, volturare le utenze, cambiare i contratti? Beh, ve lo dico io. Dovremo pagare di tasca nostra queste spese, quindi già questa cosa non è mai stata affrontata, è un problema banale che non è stato affrontato. Parliamo di altri problemi. L'avvocato Costantini, che è stato il promotore, ha parlato per mesi di 200 milioni di euro che sarebbero arrivati a Pescara, adesso non... 200 milioni di euro, ha detto più volte. Io ho fatto notare che la legge limita questa premialità a 20 milioni di euro in 10 anni, cioè 2 milioni di euro l'anno, il comma 1 bis dell'articolo 20 della legge che promuove le fusioni, e quindi questi 2 milioni di euro sarebbero insufficienti a gestire qualunque tipo di riorganizzazione. Lei pensi che il comune di Corigliano Rossano, che è il comune più grande oggetto di fusione in Italia, che fa 75.000 abitanti, con questi 2 milioni di euro non ci ha fatto niente. Il sindaco di Rossano, che nel 2014 era il promotore, oggi dice abbiamo fatto un disastro, perché ci sono problemi seri, non solo di riorganizzazione dell'ente, ci sono anche problemi, guardi, noi qualche giorno fa siamo stati a parlare nelle periferie e tutti quanti si sono sperticati dicendo rifaremo i consigli di quartiere. Noi stiamo eliminando 2 consigli comunali, cioè noi stiamo allontanando ancora di più le istituzioni dai cittadini e poi ipocritamente andiamo nelle periferie a dire che faremo i consigli di quartiere. Genereremo nuove periferie, Montesilvano e Spoltore diventeranno grandi Rancitelli, Villa del Fuoco. Poi ho parlato anche del problema del fatto che fondendosi i comuni riceveranno meno trasferimenti statali di quelli che ricevono i 3 comuni adesso singolarmente, perché non raggiungiamo i 250.000 abitanti. Serve per unire i servizi? Non è vero, tutti i servizi che dicono che devono essere uniti sono già sovracomunali, quindi non serve a quello. Io temo che questo ingigantimento serva ad altro invece, siccome Spoltore e Montesilvano ancora hanno diverse aree non urbanizzate che sono oggetto di interesse di coloro i quali vorrebbero edificare in zone esterne, io temo che sia proprio questo il motivo. Quando ci siamo incontrati con gli architetti, io non ho sentito nessuno parlare di consumo del suolo zero, eppure di quello si dovrebbe parlare oggi, ho sentito tutti quanti dire dobbiamo costruire. Siccome qua non si può costruire più, io ho la sensazione che stiamo portando avanti un progetto dissennato per far arrivare, no, non si arrabbi un'altra volta Costantini, nuovi centri commerciali che devono invadere la nostra regione, in un territorio che è già invaso massicciamente da centri commerciali che hanno distrutto il commercio locale. Grazie, grazie Baldini. Tra poco il rush finale per l'ultima domanda, le ultime risposte da parte dei candidati. Dunque non perdiamoci, perché penso, ho sentito già da Giampaolo, che sarà una domanda molto molto calda dal punto di vista politico in questo caso. Ma lo scopriremo subito dopo l'ultima interruzione pubblicitaria. Tra poco.
Bene, siamo tornati in studio per l'ultima domanda agli 8 candidati sindaci di Pescara. Finora abbiamo parlato di grandi temi per la città, adesso parliamo, credo, col collega Coppola del Centro un po' più di questa campagna elettorale. Gianpaolo. Allora, abbiamo 8 candidati sindaco, un'ipotesi di voto frammentato non è così peregrina. Qualcuno dei candidati ha lanciato già qualche assist a qualche altro collega, che però è tornato indietro, è tornato al mittente subito. Sull'ipotesi ballottaggio, io ai candidati sindaco volevo chiedere con chi fareste il ballottaggio, con chi, a chi aprireste insomma questa possibilità e con chi invece non andreste mai al ballottaggio. Bene, iniziamo con Enrico Alessandrini. Bene, una domanda un po' particolare da fare al Movimento 5 Stelle, perché penso che la risposta la sappiano tutti, la sappiate tutti quanti. Il Movimento 5 Stelle va da solo, corre già alle elezioni con una lista unica, 32 candidati consiglieri soltanto, ma che sono uno squadrone in termini di volontà, di preparazione, di caparbietà e di voglia di governare questa città in un'ottica del cittadino, per il cittadino, non per la politica o per i politici. Quindi anche nel ballottaggio non abbiamo apparentamenti da fare, non abbiamo come dire, volontà di dare restituzioni elettorali a qualcun altro dopo, perché il problema è sempre questo, che nelle coalizioni, quando cioè si fanno le elezioni in 5 o 6 partiti, quindi per fare le grandi ammucchiate di candidati consiglieri, quello che accade dopo è che in realtà entrano sempre gli stessi, perché poi abbiamo 194 candidati, 200 candidati, 100 dall'altra parte, ma alla fine la maggioranza del Consiglio Comunale è fatta da 20 persone e guarda un po' che poi alla fine i voti vengono portati da tutti i consiglieri, parenti e amici che vengono messi nelle liste, e comunque i voti vengono fatti confluire sempre alle stesse persone, che poi ci ritroviamo, i famosi politici di professione che ci ritroviamo nei consigli comunali e che continuano a non far cambiare nulla, perché alla fine lo stato di fatto delle cose, ciò che ci ritroviamo per le periferie, per le manutenzioni, per lo stato dell'arte della nostra città, dipende da chi ha governato finora, cioè sempre dagli stessi, che ancora una volta si ripresentano come se venissero qui come la fata turchina e Mago Merlino a voler cambiare le cose con una bacchetta magica soltanto nei momenti elettorali. Le cose cambiano se cambiano le persone, se cambia il modo di amministrare, se cambia il modo di vedere il fare politica, perché la politica deve essere fatta per gli uomini e le donne della nostra città, non per i politici stessi. E il Movimento 5 Stelle quindi avrà voglia e avrà capacità, perché abbiamo già in mente la nostra giunta, sappiamo quello che vogliamo fare e finalmente daremo spazio alla meritocrazia, non alla politica. Bisogna portare nel posto giusto le persone giuste, bisogna avere competenza, bisogna avere passione per quello che si fa e non dare adito alle restituzioni elettorali. Vorrei vedere infatti quanto tempo ci vorrà per costituire le giunte di chi si presenta con 5 o 6 partiti in coalizione. Lo abbiamo visto in regione, quanto tempo ci è voluto per fare, per costituire la giunta regionale e soprattutto quali sono le motivazioni che spingono poi alle scelte, perché vediamo per le nomine che vengono fatte, per le priorità da dare, non sono priorità che vanno nell'ottica del cittadino, ma sono sempre priorità di restituzione elettorale. Bene, questo col Movimento 5 Stelle non esiste, perché abbiamo un unico programma, un'unica linea, un unico faro verso cui guardare e sarà quella la nostra meta e lì andremo. Vi voglio invitare, colgo l'occasione per invitarvi a una manifestazione che ci sarà proprio domani. Avremo finalmente il Rousseau City Lab e il tour che porterà ad esempio Virginia Raggi insieme a Luigi Di Maio in città, proprio per raccontarci come si amministrano le città come Movimento 5 Stelle. Siamo capaci di farlo, lo facciamo da soli e lo facciamo al meglio proprio per garantire e mettere al centro il cittadino. Grazie Erika Alessandrini. A questo punto facciamo un piccolissimo sconvolgimento rispetto all'ordine del sorteggio concordato poco fa anche dai candidati, perché ha un impegno al quale non si può sottrarre Stefano Civitarese Matteucci, al quale do la parola un attimo prima per rispondere alla domanda sul ballottaggio, ma anche per ripetere ai nostri telespettatori quello che ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa, vale a dire il nome di 4 assessori. Prego. Sì, grazie innanzitutto a tutti i colleghi concorrenti per questa, ma appunto devo andare, grazie al direttore. Noi, faccio questa premessa, Coalizione Civica è nata proprio per offrire un'alternativa politica vera, autentica alla città di Pescara
e più in generale sulla scena politica. Ci sono state altre esperienze di questo tipo, a Padova Coalizione Civica è giunta al 25% dei suffragi. È nata quindi dal basso, è nata attraverso formazioni sociali e persone che, individuando in due grandi elementi, l'ambiente e i diritti sociali, no? E quindi insomma questa idea anche che c'è nel nostro simbolo rosso-verde, per offrire un'alternativa vera, una strategia di governo vera, a cui si accompagni però poi una fortissima capacità di governo, e quindi competenza, e pertanto anche noi, come è successo del resto nella formazione di questa coalizione, siamo aperti alle forze politiche che condividano questo programma e ne condividano le condizioni. Una delle condizioni che io ho vissuto personalmente è esattamente quella di nominare i componenti della giunta da parte del sindaco, che è eletto direttamente e deve essere controllato dal consiglio, sulla base della condivisione del programma ovviamente e della competenza, quindi al di fuori di logiche che sono estranee alla democrazia locale, così come è disegnata dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi. Questa mattina abbiamo fatto il primo atto di questa operazione, cioè abbiamo indicato che noi faremo una giunta formata da 7 assessori più il sindaco, con 7 nuovi dipartimenti, a ciascun assessore corrisponde un dipartimento e quindi un dirigente dipartimentale. Questo costituisce davvero un elemento di grande forza per poter adottare e anzi proseguire l'attuazione del programma strategico che ci porta verso Pescara 2027. E i nomi sono nomi di grandissimo rilievo nel profilo sia locale ma non solo. Abbiamo indicato Fausta Guariello alle politiche sociali e di genere, già direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche per molti anni della nostra università, consigliera nazionale di parità, membro della Fondazione Basso, eccetera. Roberto Mascarucci, noto urbanista a livello nazionale e locale, territorio, mobilità e infrastrutture. Bruno Pace, un geologo, attivista molto conosciuto in città, attivista di Greenpeace, ambiente, fiume e mare. E Tatiana Conetti, un'esperta di politiche europee, di risorse umane, eccetera, organizzazione, risorse umane, piano strategico e programmi dell'Unione Europea. Gli altri 3 assessori li indicheremo in caso di ballottaggio e saranno sviluppo economico, cultura, arte, spettacolo, finanze e tributi. Quindi, ballottaggio però insieme a chi? Perché la domanda era anche quella. 20 ballottaggio, secondi. No, il ballottaggio noi andiamo per governare, quindi chi condividerà questa impostazione, quindi già questo schema di governo, noi siamo aperti, naturalmente siamo, voglio dire, una coalizione rosso-verde, credo che sia abbastanza evidente con chi non andiamo al ballottaggio. Marinella Sclocco, riprendiamo, facciamo come al supermercato, diamo sì. Il posto, poi riprendiamo il giro alla cassa. Sì, cari per Antonio e caro Coppola, insomma non è detto che noi... Grazie professor Civitarese. Grazie. Non è detto che noi, insomma, chi l'ha detto che andremo al ballottaggio, no? Vinceremo al primo turno, perché è evidente che il governo 5 Stelle Lega è un governo fallimentare. In Italia siamo in recessione come non eravamo in recessione da anni ed è evidente un vento di sinistra che sta cominciando a soffiare. Parlo della Spagna, parlo della Sicilia, ma guardate, parlo anche di Teramo. A Teramo poco più che un anno fa il centro-sinistra era dato per spacciato, in realtà Gian Guido D'Alberto oggi è sindaco di quella città e sta governando bene. Stiamo facendo una campagna elettorale tra la gente. Andiamo nelle piazze, in tutte le piazze, andremo a San Silvestro, a Fontanelle, andremo a San Donato, a Villa del Fuoco, ma anche ieri siamo stati a Piazza Duca. E così ci presentiamo così come siamo, è una campagna molto popolare, col microfono, guardando negli occhi le persone, parlando con loro, confrontandoci con loro, volendo riallacciare con loro le relazioni, una relazione. Non sarò il sindaco di Pescara Centro e non crediamo che delle piattaforme possano andare oltre la relazione vis-à-vis, faccia a faccia con le persone. E non crediamo neanche agli uomini forti che vengono da Roma e che si fanno i selfie e che poi ci lasciano soli a governare. Noi crediamo a noi stessi e crediamo nelle persone, ma se proprio il ballottaggio ci dovrà essere, è chiaro che rappresento il centro-sinistra, ho un programma chiaro
e su quel programma ci sono sicuramente delle assonanze con i programmi di altri candidati. È chiaro che per me gli alleati naturali sono quelli che con il centrosinistra hanno governato, hanno già governato o con me hanno condiviso storie anche di opposizione, per esempio in regione. Quelli per me sono i candidati naturali ad avere con me un confronto, un'alleanza dopo il ballottaggio e ovviamente... Teodoro Civitarese Costantini. Certamente due ex assessori e un rappresentante Carlo Costantini è stato della coalizione presidente con il centro-sinistra in regione, io ero una sua candidata, nel senso militavo in un altro partito, ma ero candidata con lui, quindi chiaramente credo in Carlo, stimo Carlo, altrimenti non mi sarei candidata a loro. Abbiamo condiviso un percorso di opposizione e con Civitarese e Teodoro sicuramente è evidente, c'è stato un percorso all'interno dell'amministrazione comunale, per cui sì, sono loro i candidati naturali, insomma spero di trovare con loro delle assonanze sul programma e sui fatti concreti. Grazie, grazie Sclocco. Carlo Costantini, adesso c'è anche una, insomma, in qualche modo una replica a questa, no, io a voglio questa, fare una questa osservazione di Marinella Sclocco. Amica, una grande stima e considerazione di lei, però la mia proposta politica nasce su basi completamente diverse. La nostra è, diciamo, quasi una coalizione di scopo, una coalizione fatta da persone, espressione della società civile, professionisti, insegnanti, impiegati, disoccupati, che si mettono insieme per raggiungere uno scopo ben preciso, che è la costruzione della nuova città, un po' come facevano i radicali quando negli anni 70-80 presentavano le elezioni e liste di scopo. Abbiamo questo obiettivo e siamo inevitabilmente trasversali, non perché lo abbiamo scelto, ma perché abbiamo deciso di cercare di interpretare fedelmente la volontà popolare espressa in occasione del referendum. Io lo ricordo ogni volta e le ricordo anche adesso, quel 71% di pescaresi che ha deciso di dare una spinta decisiva alla costruzione della nuova città non è rappresentativo solo di un partito politico e nemmeno solo di una coalizione politica. Quindi una coalizione di scopo che mette al centro del suo progetto la realizzazione di un obiettivo ben preciso non può che presentarsi con modalità tali da consentire a tutti quelli che nel 2014 hanno sostenuto il progetto di manifestare il nostro consenso, il loro consenso senso è di sostenerlo. Diciamo anche che la presentazione di liste civiche risponde anche al bisogno di smarcarsi dal sistema dei partiti. Il sistema dei partiti in questo momento è straordinariamente litigioso e determina un appesantimento di tutti i processi decisionali. Pensiamo alle difficoltà che sta incontrando il governo nazionale, ai continui litigi che ci sono tra Di Maio e Salvini, a volte incomprensibili, a volte strumentali, molto spesso legati alla ricerca, alla caccia dell'ultimo voto, indipendentemente e indifferentemente rispetto a quelli che sono i reali bisogni della nostra comunità. Ma possiamo anche restare a casa nostra e valutare quanto è complessa la convivenza all'interno di coalizioni politiche che apparentemente dovrebbero essere omogenee. Penso alla città dell'Aquila, dove governa il centrodestra e che conosce una condizione di crisi infinita. Il sindaco è stato costretto a dimettersi per un lungo periodo perché non riusciva a trovare la quadra. C'è questa Lega che è diventata una forza preponderante, che quando è costretta a rinunciare alla figura apicale poi gliela fa pagare pesantemente in termini di presenza di assessorati, in termini di condizionamento dell'azione amministrativa. Anche qui io sono convinto della lealtà ideale ed intellettuale di Carlo Masci, però non posso non prendere atto del fatto che il partito che rappresenterà il partito di maggioranza relativa, qualora lui dovesse vincere, a Montesilvano sta raccogliendo le firme ed è ferocemente contrario il progetto di realizzazione della Grande Pescara. Ecco quindi che il sistema dei partiti complessivamente e le logiche che lo governano, le pressioni, i ricatti, la ricerca di postazioni di potere, la necessità di rispondere a pezzi di elettorato che spesso non si mettono in contrasto tra loro, secondo me non rappresenta una garanzia. Ma in 20 secondi, dopo il 26, con chi si siederebbe più volentieri? Ce ne sono sette che hanno dichiarato il proprio consenso al progetto della Grande Pescara, tranne uno. Io con quelli che hanno dichiarato il consenso rispetto al progetto della Grande Pescara sono aperto al dialogo. Grazie. Iacomelli. Ma, che dire? Allora, io sì, sono il candidato sindaco per Casa Pound. Chiaramente noi siamo corretti e sinceri verso gli elettori di Pescara,
sicuramente non farò il sindaco o non andrò al ballottaggio, ci andrà qualcun altro e probabilmente o al primo turno o al secondo turno verrà eletto il nuovo sindaco di Pescara. E, che dire, il Casa Pound si candida, come faceva presente anche la collega di 5 Stelle, perché comunque sia noi siamo diversi da tutti gli altri. Se abbiamo fatto la scelta che non andiamo in coalizione è per il semplice fatto che noi siamo completamente diversi e comunque non accettiamo determinate logiche. Questa legge elettorale in pratica ha creato una sorta di danno, di mostro incredibile che mangia tutto. Ci ritroviamo sempre le stesse persone, sempre le stesse facce sedute sulle sedie dell'amministrazione. Sono sempre gli stessi, se voi ci fate caso non è mai cambiato niente in sostanza. Quindi quello che vogliamo noi, che chiediamo noi, è quello di dare un voto forte a Casa Pound, perché Casa Pound potrebbe essere la vera rivoluzione, potrebbe essere il movimento che con la propria forza, con la propria attività, con il proprio coraggio riuscirà a essere determinante anche quando si prenderanno decisioni importanti. Faremo sentire sicuramente la nostra voce, perché se chiaramente le persone decideranno di votare Casa Pound, voteranno dei combattenti pronti a tutto in Consiglio Comunale. Quindi questa diciamo che è la nostra logica. Poi si vedrà, per quanto riguarda il discorso del ballottaggio, se si farà, non abbiamo diciamo preferenze, per noi sono tutti uguali gli altri, compreso 5 Stelle, perché le cose che dicono pure prima l'intervento è da sposare in toto, l'unico problema è che poi sono tutto il contrario di tutto, quindi prenderei molto le distanze, anche perché vedendo la Raggi a Roma chiaramente mi vengono un po' dei seri dubbi. Quindi niente, io invito tutti quanti a esprimere un voto per Casa Pound Italia, per il sottoscritto, perché portare dei combattenti sarebbe veramente efficace. E una volta lì vi assicuro che parleranno più di noi che del sindaco stesso, perché faremo talmente di quel casino che se lo ricorderanno. Grazie Iacomelli. Teodoro, come vede questa doppia partita, primo turno, secondo turno? Insomma, lei è stato spesso in passato l'ago della bilancia per far vincere, far perdere, determinare assetti e equilibri di coalizioni. Perché ho deciso di candidarmi a sindaco? Per cambiare Pescara definitivamente, e lo faccio insieme a 32 candidati, alle donne e agli uomini che hanno deciso di liberamente di scegliere la lista Scegli Pescara, che rappresentano a pieno titolo la società civile, che sono ben messi e radicati nel territorio attraverso le loro professioni. Ricordo a tutti che tutti lavorano, nessuno è in lista per chiedere lavoro, e ricordo ancora a chi ci ascolta, l'ho fatto ancora una volta da solo, perché insieme a loro, insieme ai candidati, perché noi siamo e ci sentiamo liberi e forti. Con questo voglio dire che il ballottaggio è certo, il 27 di maggio Pescara sarà chiamata di nuovo alle urne, il 9 di giugno, per eleggere il sindaco di Pescara. Io sarò al ballottaggio, farò della mia campagna elettorale un punto di forza, come è già accaduto in una grande città italiana, Napoli. Nei prossimi giorni avremo modo di incontrarci nelle periferie e in altri luoghi con incontri già programmati per spiegare nel dettaglio il programma di cambiamento che la lista Scegli Pescara ha. Ricordo che quando accadde a Napoli accadde nello stesso modo, si candidò da solo, pensando molti avversari che era una candidatura inutile, non puntuale. Non solo De Magistris è arrivato al ballottaggio, ma poi vinse da solo al ballottaggio. Con questo voglio dire, e sono chiaro, io sarò al ballottaggio e non ho intenzione di fare accordi con nessuno, nel senso, io non chiamerò nessuno. Chi verrà dovrà
chiedere di entrare a far parte della coalizione discutendo di progetti e di argomenti validi, perché una lista civica che arriva al ballottaggio significa che la città di Pescara ha ritenuto e ritiene nel modo più assoluto di voltare pagina. Nei giorni passati abbiamo avuto modo e prova di vedere quanti teatrini si sono dovuti creare intorno alle diverse realtà partitiche. Prima la candidata Scrocco diceva arrivano i rappresentanti dei partiti nazionali per farsi i self, ma questo vale per la Lega, Forza Italia, per il Movimento 5 Stelle, per il Partito Democratico, certamente non vale per una lista civica che non fa self ma fa soltanto fatti. Noi continueremo a completare il nostro programma per cambiare Pescara, la vogliamo fare da soli, se qualcuno verrà lo dovrà chiedere pubblicamente, sedersi intorno a un tavolo pubblicamente e dire cosa vuole costruire con la lista Scegli Pescara per il cambiamento della nostra città. Grazie all'ottimista Gianni Teodoro, che evidentemente ha anche qualche sondaggio forse. Certamente sì, quelli reali del popolo. Eccoci allora. Carlo Masci. Sì, faccio gli auguri ai miei colleghi. Mi dispiace per loro, credo che a Pescara non si andrà al ballottaggio, perché girando la città mi sembra che ci sia un'area di cambiamento evidente, perché i cittadini di Pescara vogliono archiviare un'amministrazione fallimentare come quella di Alessandrini, Teodoro, Civitarese, e come è successo in regione quando hanno spazzato via la giunta d'Alfonso Scrocco, perché questo è successo concretamente e credo che questo succederà a Pescara. Per quanto mi riguarda, io ho una coalizione molto ampia formata dai 4 partiti nazionali ma anche 2 liste civiche, perché la mia tradizione è tutta quanta legata al civismo pescarese ed abruzzese. Abbiamo 192 candidati che sono 192 cittadini di Pescara che assorbono tutto lo spazio territoriale, tutte le professioni, tutte le attività, ma soprattutto hanno una grandissima passione, una grandissima voglia di poter cambiare concretamente il percorso amministrativo e sociale della nostra città. Sicuramente ove ci dovesse essere il ballottaggio, ma questo non credo succeda, noi andremo assolutamente da soli e continueremo il nostro percorso chiaro, concreto, deciso per un cambiamento forte e per un rilancio di una città che in questo periodo, in questi 5 anni, è stata assolutamente spenta. Io ho amministrato nel periodo di Carlo Pace per 9 anni facendo l'assessore nel periodo più florido e più ricco della città di Pescara. Poi sono stato 11 anni e mezzo in opposizione alla giunta d'Alfonso e alla giunta Alessandrini. Oggi mi candido a sindaco di Pescara perché penso che ci sia bisogno di una svolta chiara, forte, decisa, e non credo che la svolta possa essere quella dei 5 Stelle, che hanno dimostrato a Roma, a Torino, a nelle altre città dove hanno avuto la maggioranza e la sindacatura di poter amministrare. Ho con me persone appassionate di grande esperienza che sicuramente avranno un grande consenso e potranno essere gli amministratori della prossima giunta di Pescara, perché è importante essere preparati, competenti, appassionati, onesti, ma è importante anche avere il consenso, perché poi è il cittadino che decide da chi vuole farsi amministrare. Per quello che mi riguarda è stata sempre la mia stella polare questa indicazione. Il consenso, la preparazione, la competenza e la passione saranno gli elementi che distingueranno i prossimi assessori della giunta Masci. E poi quello che voglio dire, utilizzerò concretamente le competenze degli altri candidati a sindaco, che alcuni di loro sicuramente siederanno con me in opposizione in consiglio comunale, però vorrò utilizzare le loro competenze, per esempio quella di Carlo Costantini nel momento in cui si tratterà della Grande Pescara, o quella degli altri nelle varie tematiche che potremo trattare, trovando una sintesi, perché penso che il sindaco di Pescara debba essere in grado di trovare la sintesi anche con le opposizioni per raggiungere il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Bene, stavo per chiedere con chi degli altri 7 avesse trovato una maggiore sintonia, almeno su un tema, ha risposto. Baldini.
Sì, direttore, io come ho avuto modo di ribadire in tutte le occasioni in cui mi è stata posta questa domanda, la nostra non è una lista civica, Riconquistare l'Italia è un progetto territoriale fortemente politico e rivendichiamo il fatto che sia un progetto politico. Il Fronte Sovranista Italiano è un partito socialdemocratico che si pone come obiettivo quello di rimettere al centro la Costituzione, i principi costituzionali e quindi di formare e selezionare una classe dirigente che coltivi questo obiettivo di lungo periodo. Quindi io sto lavorando consapevole del fatto che probabilmente sto soltanto mettendo un mattoncino di un edificio che si costruirà in 30 anni. Ora, se lei considera che ho iniziato questo percorso nel 2011, proprio anche motivato da vicende familiari particolari, avevo appena perso mio padre, poi c'è stata l'occasione della nascita di mia figlia che mi ha stimolato ancora di più. Partivamo da una critica, da un'analisi critica di quella che è stata tutta l'esperienza della Seconda Repubblica e ritenevamo che fosse necessario rimettere la politica al centro perché negli ultimi anni c'è stato un capovolgimento di fronte, cioè adesso noi siamo governati dalla finanza che in seconda istanza comanda l'economia e che in ultima istanza ha controllo sulla politica, quindi quando noi votiamo per un politico in realtà stiamo votando per qualcuno che non può, diciamo, non può fare tante promesse perché le sue promesse dipendono dai poteri economici che ci sono dietro. Quindi io ho fatto questa doverosa premessa perché, voglio dire, si figuri lei se io per un piatto di lenticchie o un posto al Consiglio Comunale di Pescara vado a distruggere un obiettivo al quale io ho deciso di dedicare tutta la mia vita. Ci sono dei precedenti, noi è la quarta volta che ci presentiamo alle amministrative. Abbiamo fatto le amministrative di Avezzano in cui abbiamo sfiorato l'ingresso al Consiglio Comunale. I due fronti ci sono venuti a chiedere appoggio sostenendoci, cioè promettendoci un assessorato e noi l'abbiamo rifiutato. Io le dico di più, ovviamente auspico anch'io di arrivare al ballottaggio, mi piacerebbe, però i piedi per terra so che è una cosa molto difficile per me. Qualora dovessi comunque conseguire un risultato rilevante che mi dovesse dare potere contrattuale rispetto agli altri, io non lo eserciterei per ottenere un posto. Se mi promettessero, diciamo per assurdo, di fare il vice sindaco, io lo rifiuterei, perché non posso in alcun modo inquinare la mia battaglia. E questo lo dico non perché non voglio fare, mi piacerebbe fare. Sono molto critico nei confronti non solo dell'assetto, di quello che è stato l'assetto nazionale degli ultimi 25 anni, ma anche della gestione del territorio. L'avvocato Masci giustamente diceva che l'ultima amministrazione è stata deludente e che se va in giro per Pescara nessuno è contento di questa giunta. Però mi preme ricordare che l'amministrazione precedente è stata altrettanto deludente, diciamo che quella attuale è stata deludente e ha fatto dimenticare il quinquennio precedente. Ma se lei chiede a un pescarese negli ultimi 10 anni se è contento della gestione di Pescara, dice che gli ultimi 2 non sono stati sindaci. Ma se lei da cittadino dovesse poi decidere se andare a votare o meno nel ballottaggio? Io se non mi fossi candidato non sarei andato neanche a votare. Beh, le dico questo, al primo turno. Non andremo a votare alle europee perché non riconosciamo neanche l'utilità del Parlamento europeo né riconosciamo la sovranità dell'Unione europea, quindi penso di essere stato chiaro. Secondo turno. Grazie anche per questa indicazione da parte di Baldini. Si sono sbilanciati un po' tutti, un po', quindi domani sul centro leggeremo anche qualcosa di interessante che è venuto fuori da questi studi. Grazie a tutti loro, grazie al professor Civitarese che ci ha abbandonato un attimo in anticipo, grazie soprattutto ai nostri telespettatori. Noi ci vediamo con i candidati sindaci l'ultimo venerdì di campagna elettorale per chiuderla proprio qui nei nostri studi e con le tribune elettorali lunedì prossimo, in cui parleremo sempre alle 20:30 del comune di Città Sant'Angelo. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.